Nel 1997 un libro ha scosso il mondo dell'ufologia. Il giorno dopo Roswell, del colonnello Philip James Corso, del quale raccontiamo la storia in esclusiva mondiale per UFO Dossier X. Un disco volante precipitò a Roswell. Io non mi trovavo lì, ma alcuni giorni dopo, quattro automezzi dell'esercito si fermarono a Fort Riley, nel Kansas, dove io ero di stanza. Era fra il 6 e 7 luglio 1947. Io ero l'ufficiale di picchetto, responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le postazioni di guardia per quella notte. Raggiunsi il caseggiato veterinario e il sergente Brown mi informò del percorso effettuato dai quattro furgoni sulla Route 44, l'unica strada che attraversava allora l'intero paese. Provenivano da una base aerea del New Mexico ed erano diretti alla base Air Force di Wright-Patterson in Ohio. Mi avevano detto che il materiale trasportato era molto delicato. Arrivai dunque al posto di guardia e il sergente mi disse: «Maggiore, vuole venire a vedere cosa c'è qui dentro?» Risposi di sì, era mio compito controllare. Entrai e c'erano cinque grosse casse ricoperte da un telone. Ne aprì una e vidi il corpo di un extraterrestre fluttuante in un contenitore di liquido. Era piccolo, meno di 5 piedi, la testa grande rispetto al corpo. E inizialmente pensai si trattasse di un bambino. Lo schianto era avvenuto in una regione semidesertica, difficilmente raggiungibile via terra. Il recupero dell'astronave e del suo equipaggio fu effettuato da reparti della base aerea militare di Roswell. Ma il primo a riportare ufficialmente la presenza di rottami sparsi sul terreno del Foster Ranch nella zona di Corona era stato l'allevatore Mac Brazel, che non vide alcun cadavere di alieno. Quando i referti autoptici giunsero dai nostri laboratori medici del Walter Reed Hospital di Washington DC, finanziati da noi del reparto ricerca e sviluppo, secondo gli scienziati si trattava del corpo di un clone, costruito specificamente per viaggiare nello spazio, il che è impossibile per l'uomo al giorno d'oggi. Definimmo questo clone Ebe, entità biologica extraterrestre. Un clone umanoide, perfezionato da una sorta di superintelligenza a noi sconosciuta. Forse mediante la retroingegneria riusciremo a scoprire la natura di questi creatori, perché crediamo li abbiano realizzati a loro immagine. Era un essere umanoide, ma i suoi organi interni e il cervello erano diversi dai nostri, non completamente strani, ma di diversa composizione e non avevano sangue. Inoltre, a bordo dello scafo non c'era cibo né acqua e giungemmo alla conclusione, come aveva detto il geniale Tesla, che si riproducevano per via elettromagnetica, giacché ogni cellula umana ha una sua funzione elettromagnetica. L'incidente di Roswell fu dunque gestito da personale del 509esimo di stanza a Roswell. In particolare se ne occupò il controspionaggio nella persona del maggiore Jesse Marcel. Quando accadde l'incidente, l'aeronautica non esisteva ancora, faceva parte dell'esercito. La base di Roswell la chiamavano RAF, cioè Roswell Army Air Force. Un anno dopo fu creata l'Air Force, quella che conosciamo oggi. Comunque, come apparati militari coinvolti, ci furono anche la Marina e l'esercito. Noi entrammo in scena nel 1961, quando il generale Trudeau organizzò sotto un solo comando il reparto di ricerca e sviluppo dell'esercito, mentre la Marina e l'aeronautica lavoravano per proprio conto. Fra noi non c'erano scambi per ragioni di sicurezza, per lavorare senza dover rendere pubblico nulla. In effetti, gli scettici e i denigratori li abbiamo incoraggiati, perché
perché le loro azioni di schermo e di insabbiamento ci facevano comodo, così che nessuno potesse accusarci di fare qualcosa che non esisteva. Erano utili e da loro non piace sentirselo dire, ma li usammo, come fecero i sovietici disseminando disinformazione. Noi non facemmo nulla, ci pensarono loro. E funzionò molto bene, coprì la nostra pista stupendamente. E d'altra parte il Dipartimento della Difesa aveva dichiarato che i dischi volanti non esistevano, quindi il meccanismo fu perfetto. Noi non potevamo sviluppare progetti su qualcosa che ufficialmente non esisteva, mentre in realtà avevamo i materiali alieni nelle nostre mani e i corpi recuperati dal crash. We knew it existed because we had the artifacts and the bodies from the crash. Tutto sarebbe stato trasportato nella base di Wright-Patterson, dove c'era il quartier generale del reparto ricerca e sviluppo, le cui attività erano coperte dal più alto segreto militare sotto la diretta giurisdizione dell'allora presidente Truman. Per ordine di Truman, l'incidente di Roswell fu coperto dal segreto di Stato, ma certe crepe in questa impalcatura di segretezza nel corso degli anni sono venute a galla. Sentiamo in proposito Bob Shell, consulente ottico e cinematografico del Ministero della Giustizia statunitense. Ho avuto modo di incontrare un uomo, il cui padre aveva lavorato come capo istruttore di volo della base aerea di Roswell fra il 1943 e il 1945, ben prima dell'incidente dunque. Mi disse che durante il periodo di ferma del padre si erano già verificati incidenti UFO ed in un caso un caccia Mustang decollò nel tentativo di intercettare un UFO, ma venne abbattuto da quell'oggetto. Ritengo quindi che le investigazioni in proposito ad alto livello governativo debbano riferirsi ad alcuni anni prima dell'incidente di Roswell, senz'altro a prima della guerra. Quindi, come primo punto, non abbiamo a che fare con qualcosa risalente solo a 50 anni fa. Per quanto riguarda ciò che l'Air Force sa e possiede, ho parlato con un alto ufficiale dell'aeronautica in pensione, che mi ha rivelato che l'Air Force ha interi magazzini pieni di materiale tecnologico alieno, UFO precipitati e altri macchinari indefiniti, nonché i corpi e varie membra conservati. Il problema è che dopo 50 anni di ricerche non si sono neppure avvicinati a capire di cosa si tratta. C'erano alcuni generali, incluso il generale Groves, che diede ordine di costruire la bomba atomica, che non si fidavano dei trasporti aerei. In caso di incidente, diceva Groves, andrebbe perso tutto, ed anche Twining la vedeva così. Non si potevano mettere tutte le uova in un solo paniere, correndo il rischio di perdere tutto. Quindi, per ragioni di sicurezza, furono impiegati automezzi, 5 autocarri inviati a Fort Riley. Se uno avesse avuto un incidente, gli altri 4 avrebbero mantenuto intatto il loro cargo. Ecco perché presero la decisione di non trasportare tutto per via aerea, per ragioni, diciamo, pratiche. For security, not security reason, but practical. Intanto era stata costruita una storia di copertura, quella del pallone sonda nel quadro di test sperimentali segreti inseriti nel progetto Mogul. È questa la versione ufficiale del Pentagono ancora oggi. È fuori di dubbio che all'interno del governo statunitense sia in atto una pesante azione di depistaggio delle informazioni riguardanti i dischi volanti, soprattutto in merito a Roswell. L'Air Force ha pubblicato un voluminoso rapporto intitolato The Roswell Report, verità contro finzione nel deserto del New Mexico, e nella fiction includono anche me, il che non mi fa piacere. Sono venuto a sapere che il capitano James McAndrew, assistente del colonnello Weaver, nella stesura di questo mostruoso rapporto, non solo come dimensioni, ha scritto un libro per l'Istituto Poligrafico del Governo, il che significa che la versione del pallone Mogul metterà fine ad ogni controversia e così sia.